Allora, prima domanda di logica. Nella Repubblica di Arraffa non è vero che ogni parlamentare è persona onesta e competente. Dunque, nella Repubblica di Arraffa qualche parlamentare non è onesto oppure non è competente. Ogni parlamentare o è onesto ma non competente, oppure è competente ma non onesto. Qualche parlamentare è onesto e competente. Le persone oneste e competenti non diventano mai parlamentari. Nessun parlamentare è onesto e competente. Qual è la verità? Lo ripeto. Nella Repubblica di Arraffa non è vero che ogni parlamentare è persona onesta e competente. Dunque, nella Repubblica di Arraffa qualche parlamentare non è onesto oppure non è competente. E la risposta A. Poi la B è: ogni parlamentare o è onesto ma non competente, o è competente ma non onesto. La C è: qualche parlamentare è onesto e competente. La D è: le persone oneste e competenti non diventano mai parlamentari. La E è: nessun parlamentare è onesto e competente. Allora, la C. Quanti pensano che facciamo prima? Quanti pensano che siano la A? Alzate la mano. Quanti pensano? 3. Quanti pensano che sia la B? Nessuno. Quanti pensano che sia la C? 1, 2, 3, 4, 5. Quanti pensano che sia la D? Baio, 2, 3. Quanti pensano che sia la E? L'ultima. No, è la prima. Allora, voi come dovete ragionare? Non è ogni significa tutti, ok? Allora, non, invece di mettere parlamentari mettete studenti della vostra classe, ok? Pensate alla vostra classe. Non è vero che tutti gli studenti della mia classe sono onesti e competenti. Che significa? Non significa certo che nessuno è onesto. Non è vero che tutti sono onesti e competenti. Non significa certo, se ci fate mente locale, che siate tutti diciamo disonesti. Chiaro? Allora, siccome poi devo negare una congiunzione, non è vero che significa c'è qualcuno che no. Non è vero che tutti, significa c'è qualcuno che no. Quindi c'è qualcuno che non è, parentesi, onesto e competente. Non onesto e competente significa che può essere disonesto oppure non competente. Basta una delle due a negare, giusto? E là infatti dice qualche parlamentare, cioè qualcuno, non è onesto oppure non è competente, oppure non è né onesto né competente. Quindi va benissimo la A. La C non va bene, perché qualche parlamentare onesto e competente non è sicuro, perché potrebbe, siccome non tutti sono onesti e competenti, potrebbe pure essere che nessuno è onesto e competente. Non è certo, però non è escluso. Chiaro? Perché queste domande generano parecchia confusione? Allora, vi ricordate i paradossi logici che abbiamo visto, fallacies, le fallacie logiche che abbiamo visto? Allora, prima fallacia logica: nella Repubblica di Arraffa, questo si chiama, non so se l'abbiamo vista l'altra volta, però è un'altra fallacia logica che si chiama il paradosso, diciamo la fallacia dell'etichetta. Se tu la chiami in un certo modo non vuol dire che il nome corrisponda al contenuto. Facciamo un esempio. Qua il nome della Repubblica di Arraffa cosa vuole suggerire? Ladrocinio. Che sono tutti ladri, ok? Quindi magari guardate, dite nessun parlamento, per questo giustifica il fatto che qualcuno ha risposto la E. Ok?
la Repubblica a raffalo su tutti i lati. No. Questa cosa si usa per esempio molto nella pubblicità. Avete mai sentito Tommaso la scopa ficcanaso? C'era una pubblicità, no? No. Secondo voi che cosa vuol dire? Perché l'hanno chiamata Tommaso la scopa ficcanaso? Perché fa rimasto. Per suggerire che idea? Che si infila bene e pulisce bene negli angoli, no? Perché questa è una cosa che normalmente magari un acquirente può apprezzare, giusto? Però il fatto che l'abbia, certamente se uno l'ha chiamata Tommaso e quella è una scopa che non negli angoli, non si ficca, diciamo, poi gli acquirenti se ne accorgono, però certamente tendono a chiamarla con un nome per ricordare questa proprietà che magari le altre, gli oggetti simili non hanno. Però il fatto di mettercelo in nome non significa, per esempio, se un governo fa una legge, il governo Renzi ha fatto la legge sulla buona scuola, la legge si chiama sulla buona scuola. Era una buona legge, era una cattiva legge, non sta a me giudicare. Però il fatto che l'avessi chiamata una legge sulla buona scuola non faceva sì che automaticamente fosse una buona legge. Ma nessun governo, anche questo governo, mi ricordo c'era un altro, come che l'altro ieri stavo dicendo, stavo sentendo, una legge sulla buona, insomma qualcosa. Cioè è chiaro che se qualunque governo faccia una legge, dirà la legge per lo sviluppo economico, non dirà mai la legge per lo scatafascio dell'Italia. Poi se la legge sullo sviluppo economico porta allo scatafascio dell'Italia, questo sarà un altro problema. Chiaro, questo sia un paradosso delle divise. Poi, per capire quanto è importante il problema di negare correttamente, c'era un'altra pubblicità che questa era, non me la potete ricordare perché forse eravate troppo piccoli, era una pubblicità del lotto. Che diceva: se non giochi non vinci. Cosa tende a suggerire? Che se giochi vinci, ma non è vero, se non giochi non vinci, è questo è perfetto, è giusto. Se non giochi come fai a vincere? Impossibile. È impossibile. Però se il problema è che se giochi non vinci lo stesso, in quasi tutti i casi. Poi se sei fortunato vinci, se giochi e sei fortunato allora vinci, ma se giochi non è detto che tu vinci. È chiaro? Ok. Volendo disporre i numeri, allora i numeri sono 28, 29, 36, 43, 55. 43 e 55. Allora, li dovete mettere in maniera tale che i numeri pari occupino le posizioni dispari di pari. No, i dispari sono che i dispari no, vanno nei posti dispari, i pari vanno nei posti pari. Effettivamente è possibile. Perché allora, qua ci deve andare un disparo, qua ci deve andare un pari, qua ci deve andare un dispari, qua ci deve andare un pari e qua ci deve andare un dispari. Allora, ne consegue di. Allora, questa disposizione non va bene. Perché questo e dispari stanno nella seconda posizione. Poi però vuol dire che i pari devono essere due e sono effettivamente due, sono questi e questi, e i dispari sono tre, e quindi si può fare, per esempio posso mettere 29, 28, 43, 36, 55. Allora la domanda è: in quanti modi diversi si può operare? Le risposte sono 3, 24, 12, 5, 6. Che significa modi diversi? Che io posso scambiare i dispari con i dispari e i pari con i pari, perché una volta che ho stabilito le posizioni io posso, so solo che nelle posizioni dispari ci deve andare i dispari, quindi i dispari li posso scambiare e i pari pure. Quanti modi posso fare? Allora, quanti sono i dispari? Tre. In quanti modi diversi posso disporre tre elementi?
Dove? Nel 9. Abbiamo detto l'altra volta. 27. Come si chiamano i modi diversi? 8. 8. No, come si chiama il codice? Come si chiama? No. E? Quante sono le permutazioni su tre oggetti? E quanti sono? 6. Per esempio, 29, 43, 55, 29, 55, 43, 43, 29, 55, 43, 55, 29, 55, 29, 43, 55, 43, 29, sono 6. Quindi permutazione del dispari per la permutazione del pari. Quanti sono i pari? 2. Quindi 6 per 2, 6 per 2, 12. Ci sta 12? Sì. E allora più. Però se no, vedete, se non ragionate e cacciate i numeri all'otto, non si arriva mai. Come fai a capire se ti viene in mente 8 è sicuro che non è perché non c'è stato. Però c'è sta 5, c'è sta 24, se ti viene in mente, qualunque cosa ti venga in mente è diversa da 6 che sta qua dentro, chiaro? Ci arriva sempre con ragionamento. Anzi, se tu ci arrivi con ragionamento e poi vedi che ci sta, allora sei quasi praticamente sicuro di aver fatto. Allora, nel lato di ingresso di un condominio è appeso un cartello con il seguente avviso: è permesso giocare in cortile a calcio, giocare a calcio in cortile, tranne che dalle ore 13 alle ore 16 e di domenica. Se ne può dedurre che in quel condominio, quindi cosa dobbiamo vedere? Quale di queste 5 è giusta? Non è vietato a calcio alle ore 12, purché non sia domenica. È giusto. Non è vietato in calcio, a giocare a calcio in cortile la domenica dalle ore 16 in poi? No, perché la domenica è vietato tutti i giorni. Nei giorni diversi dalla domenica è vietato non giocare a calcio in cortile? No, falso. Il fatto che ti autorizzi a giocare a calcio non significa che ti vieti di non farlo. Non è vietato giocare a calcio in cortile alle ore 14, purché non sia domenica. Falso, perché dalle ore 13 alle ore 16 è vietato tutti i giorni. Non è vietato giocare a calcio in cortile alle ore 14 purché sia domenica. È la prima. Quindi la prima era giusta. Deve essere la prima. Ok. Con quale coppia di numeri continuereste la seguente successione? Allora, 1,2, punto e virgola, dettate, 2,4, punto e virgola, 5,8, poi? 10,14, punto e virgola, 17,22, 17,22. Sì. Poi 26,32 e poi non si sa. Okay. E poi non si sa. Ho capito io. Allora? In pratica metti la stessa cifra, andati 1 e poi... Mi deve dire i numeri. Cioè, in pratica no, qua ci stanno dei numeri. Lo so che ci sarà la risposta, però proviamo a ragionare, vediamo se ce la facciamo da soli. Sono 40, 80. Per me è 37,44. Allora, uno dice 37,44. Poi l'altro. No, non è così. Grazie.
Allora? Pure secondo me no, secondo me no. Amore, qua? E allora è 40-66. Aspetta. No, quello che avevo pensato io non ci sta, quindi non può essere. Allora, proviamo a isolare i primi numeri 1, 2, 5, 10, 17, 26. Allora qua ma che differenza c'è? Sempre 5, 7, 9. La prossima quale sarà? 37. E allora effettivamente poi è 37. Andiamo a vedere quegli altri. Abbiamo 2, 4, 8, 14, 22, 32. La differenza è 2, 6, 8, 10, 12, sì, sì, è 36, 40. No, sbagliato un conto, a me ne veniva 46. Però avete visto come è più facile se separi? Questo trucco c'è quasi sempre. Quando sono coppie, fate separatamente. Provate, può essere pure che non funziona, ci vogliono tutti e due, però spesso volentieri. Quindi 37-42. Ed è giusto. Nonno Peperino non ricorda più la combinazione del suo forziere elettronico, si ricorda solo che ebbe 4 cifre distinte tra 0 e 9. Non mi compare il 4, la terza cifra è la metà della quarta, le cifre sono in ordine crescente dalla prima all'ultima. Allora, qual è il numero minimo di tentativi che nonno Peperino deve fare per essere sicuro di aprire il forziere? Allora, cominciamo a usare le prime due informazioni. Noi possiamo scegliere 4 cifre distinte e non possiamo usare il 4. Quindi la prima ci abbiamo 9 possibilità, la seconda 8, la terza 7 e la terza 6. No, perché non possiamo usare il 4, la seconda 8 perché non possiamo usare la cifra di prima e così via. Però sappiamo anche che la terza cifra è la metà della quarta e le cifre sono in ordine crescente dalla prima all'ultima. Allora che significa? Che la quarta cifra com'è? Cosa mi conviene fare? È 4 volte minore dell'altra. La terza è la metà della quarta, quindi per esempio se parto da 8, perché se parto da 0, 0 già non va bene. Quindi nella quarta cifra non posso usare 0, perché se no la terza viene uguale a 0, sono uguale. Posso usare 8 e 4, e non va bene. 6 e 3. Posso usare 4 e 2 o posso usare 2 e 1? Ma 8 e 4. Ecco. Allora, questa la posso usare? Sì. No. No, perché deve essere crescente dalla prima all'ultima. Quindi qua quando sono arrivata a 1 non posso scendere. Cioè crescente dalla prima all'ultima significa che se vado a ritroso deve essere decrescente. 4 e 2 la posso usare? No, no. Ah, perché c'è 4. Ci sta il 4. Ah, ci sta il 4, sì. E allora 6 e 3? Sì. Allora, 6, 3. 6, 6, 6. Poi? 2, 1. 2, 1. Oppure? 1, 2, 0. 0. Oppure? 1, 0. 1, 0. Ecco. Aspetta, ci stanno a costare. Non si può fare. Ah, questo è il
Quindi i tentativi sono? 3. Ti andrà davvero? No. Sì, che memoria. Va bene, li abbiamo. Poi andiamo avanti. Allora, due giocatori, Aldo e Bruno, a turno rispongono su una scacchiera 3x3, una per volta, pedine identiche, tutte nere. Vince il primo giocatore che riesce a completare un terzetto in filo orizzontale, verticale sulle diagonali. Questo è no, perché il tris tu metti, sì. Uno usa le crocette e l'altro usa la... Invece qua le pedine sono identiche. Quante sono le mosse con cui può iniziare la partita il primo giocatore in modo da potersi garantire la vittoria indipendentemente da come giocherà Bruno? Cioè, cerchiamo di capire che significa. Se Aldo mette la pedina qua, io la faccio bianca perché ho la lavagna, secondo te, secondo voi a Bruno che può fa? Tutto. No, la mette qua. No, non deve fare. Perché? Perché se la mette qua, adesso Aldo come lo fa il tris? Ah, ok. Vabbè, sì. Perché? Non lo fa. Perché non appartengono ha una stessa linea verticale, orizzontale, orizzontale. Invece se Aldo la mette qua, Bruno dove la mette, mette l'ha pegato. Aldo vince. Certo. Chiaro? Quindi quali sono. Dopo questo suggerimento, quante sono le mosse con cui può iniziare la partita il primo giocatore Aldo in modo da potersi garantire la vittoria indipendentemente da come giocherà Bruno? 8, 1, 0, 5 o 9? Effettivamente è vero, una. Cioè, una l'abbiamo già trovata, quindi 0 può essere. Se la metto qua, questa la mette qua. Se la metto qua, quell'altro la mette là. Cioè, se l'altro la mette nell'angolo. Se la mette a mezzo lato, quella la mette nell'altro. E Aldo non vince la terza mossa. Se invece. Se la mette al centro, vince sempre. Se la mette al centro, vince sempre. Diciamo, se la mette lungo i lati. No, no, vince. Vince Bruno. Una sola. Ok. Oh. Vabbè, ma non è che ci vuole tanto. Franco il tabaccaio ha in cassa 195 euro e non ha monete. Un cliente gli chiede se ha da cambiare 10, 20, 50, 100 euro. E Franco risponde che non può fare, non può cambiare né 20, né 10, né 50, né 100. Allora, quanti pezzi da 20 ha in cassa Franco? 1, 2, 3, 4, 0. Allora, 100 non li può cambiare. 50 non li può cambiare. 20 non li può cambiare. E 10 manco li può cambiare. Secondo voi che c'ha? Gli occhi per piano. 5 euro. C'ha una da 100, una da 50, due da 20 e una da 100. E perché? Allora, qua non conviene perdere tempo, poi che questa sia l'unica soluzione, ve l'ho dimostrato a casa con Gamma. Se c'ha questa, 100 li può cambiare? No, perché se uno vuole cambiare devi averne due da 50, oppure una 50, 20, 20, 10. Invece quello c'ha. Una da 100 e poi il resto fa 95, quindi non la può cambiare 100.
la 50 la può cambiare? No, perché c'ha la 100, c'ha la 50 e il resto fa 45. La 20 la può cambiare? No, perché c'ha le 20 e poi c'ha la 5. La 10 la può cambiare? No, perché c'è solo la 5, quindi va bene. Quindi è che ci vuole dare. Una volta che questa soluzione va bene, sapete che i pezzi da 20 sono 2. Poi che sia l'unica soluzione non fa niente, perché altrimenti qua non conviene perdere tempo. Perché se andiamo a vedere che questa sia l'unica soluzione, lo dimostriamo, ma perdiamo tempo. Da come è formulata la domanda, può darsi pure che ci siano più soluzioni, ma in ogni caso diciamo il numero di pezzi da 20 deve essere lo stesso. Quindi siccome in questa soluzione il numero di pezzi da 20 sono 2, la risposta deve essere forza 2. In realtà questa è l'unica soluzione. Allora, il cuoco Giovanni osserva che cucinando all'arrosto, se non si usa il forno a gas, la carne o viene cruda dentro o viene bruciata fuori o tutte e due. Quindi se ne deduce che se l'arrosto all'interno ben cotto è stato cotto nel forno a gas, no, perché potrebbe essere bruciato fuori. Se l'arrosto all'interno per cotto e non è bruciato all'esterno, è stato cotto nel forno a gas. Sì. Sì. Perché non è vera, capito? Negare o A o B vuol dire che non deve essere né A né B. Quindi non è cruda dentro e non è bruciata fuori. Sta a posto. Quindi la B è giusta. Se l'arrosto all'interno ben cotto e non è bruciato all'esterno. Aspetta un attimo. No, perché la prima era O. No, no, è la C, è giusta. No, perché dico, qual è la differenza? La differenza è che dopo ben cotto c'è, nella B c'è O e nella C c'è E. E allora, come ho detto prima, non deve essere né bruciato fuori né crudo dentro. Quindi deve essere sia ben cotto dentro sia diciamo non bruciato fuori. E quindi è la C, non la B. E vabbè, le altre due le escludete. Ok. Quindi comunque da questo qua cosa si deduce? Si deduce che anche se pensi di aver trovato la risposta subito, leggile le altre. Perché allora io per esempio avevo ragionato bene, ma avevo letto male. Che avevo letto O, avevo letto E invece che O. Allora quando ho visto la C dico, ma guarda, questa è uguale alla B. Poi ho guardato bene e mi sono accorto che c'era la differenza, e allora quella giusta era la C e non era la B. Allora, il grande teorico dei numeri conta che riconta ha scoperto i numeri incredibili. Egli non sa ancora se essi siano in numero finito, però ha fatto la seguente congettura. Se sono infiniti, almeno uno di essi deve avere 8 fattori primi distinti. Il suo allievo, riconto io, studiando con cura questi numeri, ha dimostrato che la congettura di Conta che riconta è falsa. Dunque, riconto io, ho provato che allora, guardiamo la congettura, ragioniamo prima di andare a vedere A, B, C, D, E. La congettura dice se sono infiniti almeno uno di essi deve avere 8 numeri primi distinti. Per falsificare questa congettura, che devo trovare? Che se sono infiniti nessuno di essi ha 8 primi distinti. Perché un teorema per falsificarlo come minimo deve soddisfare le ipotesi e poi devi negare la tesi. Perché quello dice se una certa ipotesi, se l'ipotesi non è soddisfatta, il teorema non opera, quindi non stai falsificando niente. Quindi, allora qua la A dice se i numeri incredibili sono una quantità finita. Ci interessa questa qua come risposta? No, perché comunque se i numeri incredibili sono una quantità finita non rientra nelle ipotesi del teorema, quindi non serve a niente.
La B dice la stessa cosa. La C dice che i numeri incredibili sono infiniti, non ce ne frega niente, perché dice se sono infiniti, allora questo quello. La D dice sono infiniti e nessuno di essi ha 8 primi distinti. È quella. Giusta. Mentre la E dice. Scusa un attimo. Sì, perché la E dice sono infiniti e hanno tutti 8 fattori primi distinti. E in questo caso la congettura sarebbe vera, perché almeno uno di essi in realtà tutti, quindi sarebbe ancora più forte la. Quindi quella giusta è la B. Aspettate un minuto che mi devo chiedere via. Gli archeobatteri sono organismi unicellulari che vivono in stagni e si riproducono per scissione, cioè ogni batterio si divide in due e forma due altri batteri uguali. Ok, se si mette un archeobatterio in un certo stagno, esso ogni giorno si riproduce per scissione una sola volta e dopo 30 giorni la superficie dello stagno è completamente ricoperta di batteri. Quanti giorni ci vorranno affinché la superficie dello stesso stagno sia completamente ricoperta se inizialmente si mettono due archeobatteri? Questo è facilissimo. Se parto da uno e ogni giorno raddoppio, dopo 30 giorni ho ricoperto l'intero stagno. Se parto da due e ogni giorno raddoppio, dopo quanti giorni ricopro lo stagno? Scusa, se ogni giorno raddoppio, dopo un giorno che ce l'avevo messo uno, 29, cioè quanti giorni sto risparmiando? Da uno, ci metto 30 giorni per coprire tutto lo stagno, dopo un giorno ce ne avevo due, quindi se ce ne metto due è come partire da un giorno dopo, quindi ce ne metto 29. Questo qua pure è un problema famoso che era fatto con le ninfe e con lo stagno. Le ninfe ogni giorno raddoppiano la superficie, arrivate al giorno 10, 11 hanno ricoperto la metà della superficie dello stagno, però se ricoprono tutta la superficie dello stagno, lo stagno muore, il pesce sotto muore. Quanti giorni sono rimasti per salvare lo stagno? Uno, perché quando sei arrivato a metà, un giorno raddoppia. Anche qui è un esempio perfettamente logico, ha a che fare con la crescita esponenziale, ma anche qui viene usato per fare terrorismo psicologico. Perché, per esempio, se io usassi la crescita esponenziale per dire quanti anni sono rimasti per salvare il clima del nostro pianeta, allora uno dice no, ma va subito, perché in realtà bisogna capire poi se quelle ipotesi si possono applicare oppure no. Un'indagine svolta tra tutti i 1000 abitanti della cittadina di Sparagna di sopra dei 55 anni dimostra che il 40% di loro possiede un frigorifero, il 25% possiede un televisore e che il 15% li possiede entrambi. Dunque, nella cittadina di Sparagna, al di sotto dei 55 anni, ci interessa questa? No, perché noi, quelli ci davano l'informazione su quelli che c'erano più di 55 anni, quindi questo sicuro non è vero. Meno del 45% della popolazione al di sopra dei 55 anni possiede televisore o frigorifero? No, perché... Allora, quelli 40, 25, 15, che significa? 40, qua c'è il 15, qua c'è il 10 e qua c'è il 25. 15 possiede tutte e due, 25 possiede
25 più 15, 40 con il frigorifero, 10 più 15, 25 con il televisore. Quindi in totale quanto sono? 40-50 possiede frigorifero e televisore, invece qua dice meno di 45. Poi dice il 50 non possiede né televisore né frigorifero. 50%. È vero. Perché il 50 c'ha qualcosa e il 50 non c'è. Più del 25, al di sotto dei 55, non digerisce perché al di sotto dei 55, più del 50% della popolazione ha televisore o frigorifero, no, perché è esattamente il 55. No, è la C, giusto. Che qua si può fare il conto, no? Ah, ok, sì. Il 50% non possiede né televisore né frigorifero. 50 ce l'ha, 50 ha una delle due cose, 50 non ce l'ha. Allora, andiamo a vedere. Quale dei numeri XY proposti vanno inseriti nella tabella? Allora, 1, 3. Uno, tre, sei, dieci, com'era? Qui? Dopo 10? X 21, 28. 21. E sotto? 1, 2, 6, 24, Y. Y. 5 milioni. Poi? 5 milioni. Ok, qua che ci dovete mettere? La 15. Qua? No. Questa è la somma dei numeri. Allora, questa è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questa è la somma dei numeri fino a 5, fino a 6, fino a 6. 1, 1 più 2 fa 3, 1 più 2 più 3 fa 6, 6 più 4 fa 10, 10 più 5 fa 15, 21, 22. Questo invece è n fattoriale. Quindi qua 120, 720, 5 2, 3, 1 per 2, 3, 2 per 3, 6, 1 fattoriale fa 1, 2 fattoriale fa 2, 3 fattoriale fa 6. 3, 4, 4, 3, 5. Qua stiamo a fare le somme, qua stiamo a fare i prodotti. 1 per 2, 2 per 3, 6 per 4, 24 per 5. Capito? Ogni volta vai avanti e moltiplichi per. Luigina afferma: il martedì, se faccio il bagno, poi vado al mercato. L'altro ieri era martedì e ho fatto il bagno. Quindi l'altro ieri che era martedì è andato al mercato. Ieri non ho fatto il bagno e sono andato al mercato, e va bene perché ieri era mercoledì. In ogni caso, qua dice se faccio il bagno vado al mercato, non dice se non faccio il bagno. Oggi andrò al mercato e forse mi farò anche il bagno. Ne consegue che tutte le volte che Luigina va al mercato non si fa il bagno. No, perché il martedì se si fa il bagno va al mercato. Il martedì Luigina fa sempre il bagno. No, perché dice se faccio il bagno vado al mercato. Può essere che non faccio il bagno e non vado al mercato. Se Luigina fa il bagno di mercoledì poi non va al mercato. No. No. Perché non dice nulla negli altri giorni. L'altro ieri Luigina non è andata al mercato. No, perché era martedì, ha fatto il bagno, quindi deve essere forse andata al mercato. A volte Luigina va al mercato senza essersi fatto il bagno. È vero, perché per esempio ieri non aveva fatto il bagno. È vero perché a volte abbiamo almeno un esempio in cui è fatto così. Mercoledì.
quel mercoledì, poi magari un altro mercoledì no. Ieri sicuramente non ho fatto il bagno. Però. Allora, in una discussione tra amici, Antonio dice: a tutti noi piace il caffè, tranne che a Paola, a cui non piace. Fabio osserva che Antonio torna. Ne consegue che Fabio fa i conti e vede che non è vero. Osserva che Antonio ha torto, vuol dire che no, quello che dice Antonio non è vero. Ne consegue che a tutti gli amici piace il caffè. No. A Paola piace il caffè. No. A uno degli amici che non è Paola non piace il caffè. Neanche questo, perché potrebbe essere, per negare potrebbe essere pure che a Paola piace il caffè, o a Paola piace il caffè, oppure a qualcuno tra gli amici oltre Paola non piace, c'è qualcuno a cui il caffè non piace, perché negare due affermazioni, diciamo, negare non è vero che A e B vuol dire non A oppure non B, e quindi la D è non A. Ok, e queste sono quelle di logica, che sono quelle, vediamo un po', vabbè, qua ci sono le solite cose di comprensione verbale che però ci mettiamo un sacco di tempo, vediamo un po'. O facciamo l'altro di logica, sì. Direi che sono sempre quelle migliori, se no la matematica la potete fare. Okay. Questo era 2009, l'altra volta abbiamo fatto 2007 e ci sta 2005. E va bene. Se no possiamo anche prendere, se ci stanno gli altri, che questi sono quelli commentati, se tra i materiali ci stanno anche quelli non commentati, noi non abbiamo, i commenti non abbiamo mai visti, quindi vediamo un attimo. Comunque anche qua, per esempio, c'è la sezione che ti puoi esercitare. In genere in questa sezione cosa fanno? Tu ti registri, poi quello ti mette il tempo come effettivamente e ti dà le domande e tu rispondi online, e poi quello ti fa una, ti fa lui con lui. L'unica cosa che non so se ti dice è dove è sbagliato, quindi in genere per esempio c'era uno che si esercitava, faceva foto col telefonino, cosa segnava, cioè poi una volta che sapeva quante ne aveva fatte giuste andava a rivedersi e poi capiva quale era sbagliato. Ok, allora Andrea, materiali, vediamo il test del 2005. Poi vediamo un attimo. Scusate, voglio aprire un attimo quello del 2006 per vedere se ci stanno anche i test. Ma questa è solo la guida. Ah no, ci stanno anche i test. Quindi per esempio facciamo, ma facciamo quello, possiamo fare pure il 2008, quello che vi pare. Io ho aperto il 2005. Facciamo il 2005. Allora, logica. Fisica.
Giocando a risico, Giulio Cesare ha vinto più di suo nipote Augusto, ma non di Napoleone. Alessandro Magno ha vinto meno di Carlo Magno, ma più di Napoleone. Quindi, Giulio Cesare più di Augusto, ma non di Napoleone. Più di Augusto. Poi c'era, come c'è scritto? Alessandro Magno, ma più di Napoleone. Chi ha vinto di me? Augusto. Augusto di questo. Più grande di questo, più grande di questo, più grande di questo, che è maggiore stretto di questo. Di questo è tutto. Augusto. Questo è facile. Basta che scrivi. Poi il tenente Piccione, nel corso delle sue indagini su un assassinio, ha appurato questi due fatti: se X ha accoltellato la vittima, allora X è mancino; se Y ha accoltellato la vittima, allora Y è l'assassino. Questi sono fatti veri che lui ha accertato. Di conseguenza, cosa possiamo dedurne? Allora, Piccione accerta che il signor Bianchi non è mancino. Quando è uscito sto Bianchi? E ne deduce che non è l'assassino. Non è vero, non si potrebbe fare 16, non è mancino. Allora voi sapete che se uno non è mancino, se uno non ha accoltellato la vittima, allora no, voi sapete che se X ha accoltellato la vittima, allora X è mancino. Quindi sapete che se non è mancino, non ha accoltellato la vittima. Poi sapete che se non è l'assassino, non ha accoltellato la vittima. Ok? Allora, aspettate, che qua ci si ingrippa. Sì, ma X e Y è generico. Ok? Quindi se un tizio non è mancino, allora non ha accoltellato la vittima. Beh, se X è mancino. Ma X chi è? Allora, praticamente sta dicendo, se una persona ha accoltellato la vittima, allora è l'assassino ed è pure mancino. Perché ricordi se è la stessa, no? Ma se ha accoltellato la vittima, siccome Bianchi non è mancino, quindi se accoltella è mancino ed è assassino. Però siccome non è mancino, non ha accoltellato, ma non puoi dedurne che non è l'assassino, perché magari ha sparato. Cioè, allora,
tu sai che questo indica separatamente sia questo che questo. Se non è vero questo, non è vero neanche questo. Ma non posso dedurre che non è vero questo, perché qua la freccia va solo da sinistra verso destra. Hai capito? Poi, l'assassino ha accoltellato la vittima? No. Perché se ha accoltellato è l'assassino, non se è l'assassino ha accoltellato. Rossi è mancino e ne deduce che è l'assassino. No. Bianchi non è mancino e ne deduce che non ha accoltellato la vittima. Questa sì. Questa sì. Rossi è mancino e ne deduce che ha accoltellato la vittima. La D. Ci deve ragionare. Allora, già qui, la 4 che è più facile. Sul tavolo ci sono due bicchieri, implica che sul tavolo ci sono due bicchieri e una bottiglia. Ci sono due bicchieri e due tazzine da caffè. Non ci sono bottiglie, c'è un bicchiere, non ci sono tre bicchieri. Non ci sono tre bicchieri. Se ce ne stanno due, non ce ne stanno due. Tutti il resto può essere, può essere. Sicuramente non ce ne stanno due. Quindi quando diciamo implica, vuol dire che deve essere una conseguenza certa. La 3. Il re. Puoi mandare il grillo? No, no, no. Il re non rispettò il consiglio del gran ciambellano di opporsi alla celebrazione del matrimonio della principessa d'accordo di Cigno con il rospo che amava. Qualora i giovani insistessero per celebrare il rito nella basilica di Copernico. Le principesse, almeno quelle delle favole, seguirono la volontà paterna. Che cosa ne deducete? Che non ci sono mai scusate nella basilica. Perfetto. Il gran ciambellano aveva detto: se si vogliono sposare, non si devono sposare a Superga. Il re non rispettò il consiglio. E le principesse seguirono la volontà paterna. Le principesse dovrebbero essere figlie del re. La principessa e il rospo potranno sposarsi se lo desidereranno nella basilica di Superga. Ah, certo. Sì. Perché ha detto che il re non ha seguito il caso. Non si sposeranno, no, perché potranno sposarsi. Potranno sposarsi ma non nella basilica di Superga, no, perché questo è quello che dice il gran ciambellano. I dati del problema non autorizzano a concludere la veridicità di alcune delle interpretazioni proposte. No, perché la va bene. La principessa e il rospo si sposeranno necessariamente nella basilica di Superga, no, perché magari dice di sposarsi. Però la dovrebbe essere là, se ho interpretato bene. Però il fatto sulle principesse non si fa niente. Ah no, dice le principesse, almeno quelle delle favole, per dire che la principessa non deve rispettare il consiglio del gran ciambellano. Deve fare quello che dice il re e non quello che dice il gran ciambellano. Vabbè, allora là. 4. Allora, quale dei quadrati da 1 a 5 sostituisce correttamente il riquadro contenente il punto interrogativo? Allora, nel primo quadrato ci sono 16 quadratini con numero 9, nel secondo 9 quadratini con numero 16, nel terzo 4 quadratini con numero 36. Se fate il prodotto del numero dei quadratini per i numeri dentro fa sempre 144. Quindi
e poi i quadratini sono 4 3 2, scusate, sono messi in tabella da 4 righe e 4 colonne, 3 righe e 3 colonne, 2 righe e 2 colonne, 2 righe e 2 colonne, e quindi sì, ci sarà una riga e una colonna da 144, quindi dovrebbe essere la numero 4. Ok, quindi la 3 e la 5 non vanno bene perché sono un quadrato da 64 da 100, le altre fanno 144, sì. Però diciamo una sono 36 da 4 e l'altro sono 9 da 16 pure, invece deve essere 1 da 140. Va bene, andiamo avanti. O comunque noi diciamo queste, però poi per brevità di tempo non abbiamo controllato le risposte, voi fatelo comunque, che c'è sempre la possibilità di fare qualcosa di sbagliato. Per numerare le pagine di un libro sono state usate in totale 3301 cifre. Le pagine del libro sono meno di 1000, tra 1000 e 1005, tra 1005 e 2000, 2000 e 3000, più di 3000. Tra 1005 e 2000. Vediamo un po'. Io direi tra 1000 e 1005. Perché? Perché la pagina su due pagine. Perché quando tu... Allora, da 100 fino a 999 usi tre cifre ogni volta, a numero. Quindi quelle sono 900 per 3, che fanno 2007. Da 10 a 99 sono 2 per 90, che fanno 180, quindi sono 1880. Da 0 a, da 1 a 9 sono 9, quindi sono 1899. Fino arriva a 1000. Quando arriva a 1005, ogni numero sono 4 cifre, e quindi sono 500 per 4, sono altri 2000. Da 1008 più 2000 vai a 38, quindi 3003 è tra 1000 e 1005. Chiaro? Questo ragionamento è chiaro a tutti. Quindi da 1000 a 1005 già sono 2000. Fino a 1000 erano, tralascia i primi numeri, sono 3 per 1000, meno di 3 per 1000, fa circa un po' meno di 3000, sono 2800 rotti, e quindi stiamo intorno a forse a meno di 1100, siamo intorno a 1100, poco più, poco meno. Allora, questo va bene perché... Non tanto per l'autobus, perché sugli autobus c'è questa regola, ma nessuno la fa rispettare. Si legge sull'autobus, i passeggeri sono tenuti a pagare un ulteriore biglietto per ogni bagaglio che superi le seguenti dimensioni, 50 per 30 per 25. Allora, chi legge, ecco, veramente... Allora, qua c'è già una prima cosa, perché qua dice che chi legge comprende che in base a questa norma si debba pagare un ulteriore biglietto per ogni oggetto di qualunque forma che occupi uno spazio il cui volume è superiore a quello del bagaglio appena descritto. In realtà, quando si dice questo sull'autobus, che significa? Se tu puoi mettere la valigia pure per terra. Che tu sull'autobus. No, che significa che ogni volta che è un oggetto che supera una dimensione, cioè la dimensione più lunga, diciamo quella più lunga deve essere minore di 50, la seconda deve essere minore di 30, la terza deve essere minore di 25. Questo è la, questo è giusto per chiedere, però qua ha chiarito che per lui vale il volume. Vabbè, se vale il volume, quanti centimetri cubi sono? 50 per 30 1500, 1500 per 25 sono 37.000. Allora, si deve pagare un biglietto per un pallone del diametro di 20 cm.
deve pagare un biglietto per un bastone lungo 90 cm con diametro di 2 cm se tenuto orizzontalmente. No. Si deve pagare un biglietto per un bastone lungo 90 con il diametro di 2 cm. Sempre no. Con la sua interpretazione. Si deve pagare un biglietto per ogni oggetto che supera 50 di lunghezza oppure 30 di altezza oppure 25 di spessore. Questo è quello che abbiamo. Quella dopo è la E. Si deve pagare un biglietto per un oggetto che supera 50 di lunghezza, 30 di altezza e 30 di spessore e 25 di spessore. Quasi, perché se supera tutte e tre le dimensioni supera il volume. Allora, indicare quanti numeri diversi si possono ottenere dalle somme algebriche di questo tipo, più o meno 1, più o meno 2, più o meno 4 e più o meno 5. Allora, tu puoi mettere più 1 meno 1, più 2 meno 2, più o meno 3, più o meno 4, più o meno 5. È una piramide. Sì, però, teoricamente... Vabbè, quante somme potete avere? Quanti risultati potete ottenere? Allora, è più facile vedere quanti risultati al massimo posso ottenere e poi vedere quelli che non posso ottenere. Cioè, se tu scegli tutti più, quando fai? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15. 14 lo puoi ottenere? Tutti più. Tutti più. 14. Tutti più abbiamo detto che viene 15. 14. Solo meno, sì, 14. Meno davanti a 1. Eh no, è 13. No, 14 meno 1. 14 meno 1. No, lo puoi tenere. Quindi 15 lo puoi tenere. 14 no. 13 sì. 13 lo puoi ottenere. 12 lo puoi ottenere? No. Vediamo un po'. Allora. Mi sa che il 12 non lo puoi ottenere. Allora, vediamo un po'. Se tu hai 4 segni positivi e uno negativo, in ogni caso, sì, in ogni caso, che numeri puoi ottenere? Io dico che puoi ottenere solo numeri dispari. Perché solo numeri dispari? 15 lo puoi ottenere. Adesso, qualunque numero tu cambi, se cambi segno a 1, o a 2, o a 3, o a 4, o a 5, in ogni caso il numero cambia del doppio. Perché tu... un tot lo togli e poi da più lo togli perché ce lo togli e poi ci metti in meno, quindi per esempio se cambi segno a 3 invece di fare 12 più 3 che fa 15 fai 12 meno 3 che fa 9, quindi se provi a vedere le somme che puoi ottenere ti danno tutti i risultati. Abbiamo detto 15 la puoi ottenere, 13 la puoi ottenere cambiando segno all'1, 11 la puoi ottenere cambiando segno al 2, 9 la puoi ottenere cambiando segno al 3, 7 la puoi ottenere cambiando segno al 4, 5 la puoi ottenere cambiando segno sia al 3 che al 2, 3 per ottenere 3 devi cambiare segno al 4 e al 2, per ottenere 1 devi cambiare segno al 4 e al 3.
e basta. Poi puoi ottenere le stesse somme con numeri negativi. Contrario, cambiato tutti i segni. Quindi puoi ottenere tutti i numeri dispari dall'1 al 15, quindi dall'1 al 15 sono 8. 8 e 8, 16. Andiamo a vedere se ci sta la risposta. Sì, 16. Sta la D. È la D. Quando se ne hai contate di più, prova a scrivere. Diciamo se c'è dentro. Perché siccome non sono, è vero che comunque scrivere tutte 18, però se riesci a scrivere anche solo 17 vuol dire che abbiamo sbagliato. Però diciamo il ragionamento sembra corretto. Dovrebbero essere 16. Allora, quale delle figure numerate da 1 a 5 sostituisce correttamente il riquadro contenente il punto interrogativo? Allora, la prima c'è un triangolo che allora aspettare che non ci vede. Sei, tre, tre. Allora, prima è un triangolo fatto così. 3, 6, 3, 6, 15, 9. Che capite voi? Allora, io capisco che ogni vertice è la somma dei due. Allora, per esempio, 15 è 6 più 9, 3 è 6 meno 3, perché? Perché il 3 sta da parte di te. 6 è 9 meno 3, perché il 3 sta di te. Allora, vediamo se funziona sul quadrato. Sul quadrato vedete 28 è 12 più 16. 4, l'altro vertice è 12 meno 8 perché 8 sta dentro, 4 meno 4, l'altro vertice è 4 meno 8, si può la messa all'interno, aspettate un attimo perché sì, perché 4 meno 8 fa o meno 8 più 4 meno 4, perciò la messa all'interno. 20 è 16 più 4. Il terzo triangolo 6, 9 meno 3, meno 9 meno 3 meno 6, 3 è 9 meno 6. Oh, quale delle figure sotto funziona con questo criterio? Allora, la 1 sicuro no, perché 144 e 4 non, 80 non viene. La seconda sembra funzionare. La seconda sembra funzionare, la terza no, perché diciamo meno 120 non è 54 e 66, la quarta neanche, perché meno 8 più 4 non fa 4. E la quinta neanche, perché sono tutti 6, quindi è la seconda, sembra funzionare. Quindi la figura numero 2. Vediamo un po' quando ce ne stanno ancora.
Sì, giusto, giusto per la mia voce. Allora, il ministro di Maltlandia afferma: se il bilancio non sarà tagliato, allora nel prossimo anno 2006 i prezzi rimarranno stabili, se e solo se aumenteremo tutte le tasse. Che pagina è? Pagina 17. Ammessa l'assoluta verità di questa affermazione, fondandosi solo su di essa, cosa può essere accaduto a Maltlandia nel 2006? Il bilancio non fu tagliato, tutte le tasse furono aumentate, i prezzi rimasero stabili. Certo che può accadere. Il bilancio non fu tagliato, tutte le tasse furono aumentate e i prezzi crebbero. Non può accadere perché vengono aumentate tutte le tasse, i prezzi sono stabili, se solo se. Il bilancio non fu tagliato, le tasse non furono aumentate, i prezzi rimasero stabili, non può accadere. Il bilancio non fu tagliato, furono aumentate le tasse solo sugli stipendi degli impiegati dello Stato, i prezzi rimasero stabili, non può accadere. Il bilancio non fu tagliato e i prezzi crebbero comunque. No, perché abbiamo detto che se aumentiamo le tasse, non preso. Quindi là. Allora, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa? Chi respira è vivo. Piero non respira, dunque Piero è morto. È vero, cioè non è falso. Può essere vero e può essere falso. Nessun parigino italiano. Tutti i parigini parlano francese. Ma non è vero che nessun italiano parla francese. Pure quando. Allora, un parigino parla francese e non è italiano. Un italiano, certo che può parlare francese. Un quadrato è sempre un rombo. Vero. Ciò che è scritto in A è falso, no, perché avevamo detto può essere vero e può essere falso. Appunto, questo è falso. Ogni professore ha un registro. Mario non ha un registro, dunque Mario non è professore. Questa è sicuramente vera. È la D quella falsa. Ah sì sì, no, è sicuramente falso, nel senso che non è vero che se non respira è per forza morto. Cioè non è, è sicuramente falsa come implicazione. Al termine di una seduta di allenamento della nazionale, Totti e Buffon fanno la seguente scommessa. Totti tirerà 12 rigori, Buffon cercherà di pararli. Per ogni rigore parato Totti darà 50 euro a Buffon, mentre per ogni rigore segnato Buffon darà 40 euro a Totti. Vabbè, questo è facile. Dopo di ciò viene seguita la serie di rigori al termine della quale Totti deve ricevere da Buffon 120 euro. Quanti rigori ha parato Buffon? Allora, questo è facile perché questo è un esempio di quelli che puoi fare a tentativi. 4. Pigliamo 6. Allora, mettiamo che allora i rigori sono 12. 6 e 6. Siccome in questo caso Buffon dovrebbe dare 40 euro per 6 volte e Totti dovrebbe dare 50 euro per 6 volte, quindi sarebbe Buffon dovrebbe ricevere 60 euro. Può essere. Non può essere. Allora, che vuol dire? Che Totti ne ha segnati di più e quindi Buffon ne ha parati di meno. Mettiamo 4. Allora,
Buffon deve ricevere 4 per 50 fa 200, Totti deve ricevere 8 per 40, 320, e la differenza fa 100. Chiaro? Ma siccome tra l'altro meno di 6 c'è solo 5 e 4, se tu cominci da 6 vedi subito che non ti trovi e devi andare verso quella scala, quindi sai, solo, sai subito che è 5 e 4. Tra l'altro, anche se fai il conto con 5 vedi che non ti trovi, alla fine ci rimane solo 4. Quindi in due tentativi tu arrivi alla risposta giusta, anche se vai a tentativi, o se no ti fai il conto con le equazioni. Però non serve fare le equazioni. 13. Una famosa congettura afferma che i numeri primi gemelli sono infiniti, cioè i numeri primi Q, tale che Q più 2 sia il numero primo, Q e Q più 2 si chiamano primi gemelli, sono infiniti. Confutare questa affermazione significa provare che per ogni intero positivo n e per ogni numero primo Q o Q maggiore di n, il numero Q più 2 non è primo, no. Esiste un intero positivo n e un numero primo Q con Q maggiore di n, tale che il numero Q più 2 non è primo, no. Per ogni intero positivo n esiste un numero primo Q con Q maggiore di n, tale che il numero Q più 2 non è primo, no. Esiste un intero positivo n, tale che qualunque sia il numero primo Q con Q maggiore di n, il numero Q più 2 non è primo, sì, questa qua. Cioè da un certo punto in poi Q e Q più 2 non possono essere contemporaneamente primi. Allora vuol dire che fino a quel punto c'era potuto stare un numero finito, ah, lo so, finito. Quindi è la D. Allora, la 14. Considera una tabella, una matrice 2x2, ABC. Siano R1 il più piccolo dei numeri della prima riga, R2, R piccolo 2 il più piccolo numero della seconda riga, R grande il maggiore tra R1 ed R2, K grande il più grande dei numeri della prima colonna, K2 il più grande dei numeri della seconda colonna, K il minore tra K1 e K2. Ne possiamo dedurre che R grande è, vabbè, insomma, vuoi sapere chi è più grande? Allora mettiamo per esempio se io prendo allora, sicuramente se prendo, mettiamo che io prenda 1, 5, 5, 1, se io prendo il più piccolo della prima riga, più piccola la seconda riga e il massimo è 2 fa 1. Il più grande quindi può essere che R sia minore di K. Ok? Siccome qua dice che una di queste 5 deve essere vera, e deve essere per forza là, vediamo che vediamo perché deve essere per, beh, se io però li prendo tutti uguali, beh, però è uguale, mi sa che è sbagliata la cosa, o non ho letto bene, e lui dice il più piccolo dei numeri della prima riga, il più
il piccolo numero della seconda riga è più, il maggiore tra questi due. Poi il più grande numero della prima colonna, il più grande numero della seconda colonna, il minore tra i due. Ah, sì, no, perché c'è anche il minore uguale. Allora, R minore uguale di K. C'è la risposta E. Se vuole la soluzione sta a 50 e qualcosa. Eh? La soluzione sta verso 58. Sì, sì, no, ma la possiamo dimostrare senza guardare la soluzione. Perché minore uguale di K? Allora, se prendo qua R viene 1 e K viene 5. Se riprendo tutti e 5, tutti 1, 1, 1 e 1, qua R viene 1 e K viene 1. Quindi minore di K può verificarsi, minore uguale a K può verificarsi, quindi minore uguale, le altre non possono verificarsi, perché uguale non è vero sempre, la prima è un controesempio. Maggiore non è vero sempre, sono un controesempio tutti e due. Maggiore uguale non è vero sempre, la prima è un controesempio, quindi questo è solo minore uguale. Minore stretto non è vero perché la seconda è un controesempio. Se lo volete dimostrare, adesso sapendo che la risposta è una di queste 5, siete sicuri che questa sia. Se lo volete dimostrare, allora cosa potete dire? Allora, prendiamo K. K comunque sta su una riga, o su, è un elemento. Allora, quando tu prendi R, no? R di R è il più piccolo della prima riga, il più piccolo della seconda riga e poi il maggiore dei due, ok? Ah, e allora che cosa allora insomma, in qualunque riga prendi, tu vuoi vedere che sei in più piccola età. Ok? Dovete dimostrare. No, scusami, perché tu devi prendere il più grande tra R1 e R2. Ok? Allora. No, devi mettere a fare i conti, però si può dimostrare. Oh, no, non mi va. Facciamo la 15 così abbiamo pure finito l'orario in realtà. Sono le 16.04. Quindi facciamo l'ultima. Di una famiglia si sa che almeno un maschio non è celebre. Tutti i laureati sono celibi. Non è vero che almeno un maschio non è maggiorenne. Nessun maggiorenne non è coniugato. Non è vero che almeno un maschio non è maggiorenne, vuol dire che tutti i maschi sono maggiorenni. Però questo non mi dice la. Tutti i celebri sono laureati? No, perché è vero il contrario. Almeno un maggiorenne non è coniugato, la C, perché tutti i maschi sono maggiorenni. Almeno un maschio non è celibe, quindi i maggiorenni stanno coniugando insieme, i maschi sono coniugati insieme ai maggiorenni, almeno un maggiorenne non è celibe, quindi è coniugato. Quindi la C. Vabbè, poi controllate che le altre due. Oh, insomma, ormai abbiamo fatti tre, più o meno avete capito come funziona. I trucchi più frequenti li avete trovati. Quando si tratta di fare ragionamenti dovete stare allora, con i ragionamenti dovete stare attenti volta per volta a interpretare bene, capire bene il significato della frase.
e esattamente a fare le negazioni e le condotte nel modo giusto. Quando poi si tratta di numeri eccetera, spesso con una sola successione a coppie dovete separare, dovete tenere presente che ci stanno a volte le somme, i prodotti, i fattoriali, le cose. I trucchi più frequenti li avete visti. Adesso esercitatevi e in base alle risposte, in genere ce l'avete, confrontate, vedete, quando la risposta non funziona cercate di soprattutto, ecco, questo è il consiglio più importante che posso dare. Voi avete, fate il test, 80 risposte, andate a vedere i punteggi, ho fatto 50, ho fatto 40, ho fatto 60, non è ne faccio un altro, vedo se vado meglio, ne faccio un altro, vedo se vado peggio. Prima di fare l'altro, tutte le risposte che ho sbagliato, devo capire perché ho sbagliato, come potevo fare per non sbagliare, più che altro devi capire perché, perché là hai prima una motivazione in più perché ti sei accorto che hai sbagliato, quindi ti rimane un po' più impresso. Secondo, può darsi che esaminando bene il motivo in cui hai sbagliato la riesci a collegare con altre diciamo situazioni in cui avevi, magari capisci che tende a sbagliare in certe situazioni, la capisci come fare per rimediare, ok?